Ed ecco il Blue Monday, il lunedì blu, il giorno più triste dell'anno nell'emisfero boreale. Introdotto nel 2005 da studi fatti nel 2000, è il terzo lunedì del mese di gennaio. A stabilirlo fu uno psicologo di Cardiff, UK, Galles, insomma il Galles, che pare lo abbia individuato con un algoritmo. Naturalmente non c'è alcun fondamento scientifico. A chi azzardasse ipotesi legate alla durata delle ore di luce, ricordiamo che nell'emisfero boreale, il nostro, il giorno più corto è il 21 dicembre e che quindi le giornate si stanno già allungando. Ma è inverno, spesso il cielo è coperto, specialmente a Cardiff, UK, Galles, insomma il Galles, e non ce ne accorgiamo. Senza contare che le feste sono finite, che si è tornati decisamente al lavoro, che durante le feste abbiamo speso un sacco di soldi e siamo pure ingrassati, e che le prossime vacanze sono lontane. Queste sarebbero le variabili dell'algoritmo. Ma perché blu, che io trovo un colore bellissimo in tutte le sue variazioni e che è anche il colore del mare? Innanzitutto una questione di fisica. I colori, come sappiamo, sono frequenze che l'occhio percepisce e a cui il corpo reagisce. Il rosso è caldo, eccitante, il verde riposante. Il blu è il colore freddo per eccellenza e viene percepito come il colore della stabilità. Va detto poi che il blu, nella cultura americana, è il colore associato alla tristezza. Per esempio il colore della bandiera che viene issata sulle navi quando muore il capitano. Ma l'origine è una storpiatura della lingua. Nel 600 si indicavano i Blue Devils, scritto Blev con la doppia V, i demoni soffianti, come responsabili della tristezza. Poi il nome, data la pronuncia simile, diventò Blue Devils ed ecco la tristezza Wasp. White, bianchi, anglosassoni e protestanti. Infatti per noi vecchi mediterranei il colore della tristezza è il nero, al limite il viola nei paramenti sacri della quaresima e per i morti. Viola mai in teatro. Consigli? Se proprio volete credere a questa colossale sciocchezza, all'inizio supportata guarda caso da una compagnia di viaggi, vestitevi di rosso, stasera una succulenta pizza e alla fine un tocco di cioccolata, magari con una fetta di panettone che in questi giorni sono scontatissimi, circa 3 euro e via. Buona serata, Blue.